Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ma non doveva essere il giorno del sorpasso, il giorno in cui noi avremmo dovuto perdere miseramente contro il Sassuolo e l'Inter avrebbe dovuto vincere facilmente contro lo Spezia? Beh, mi spiace per voi, ma le cose non sono andate esattamente come speravate, perché l'Inter ha vinto sì contro lo Spezia, ma ha giocato in maniera penosa, quindi e soprattutto il Milan ha vinto. Il Milan ha vinto anche lei 2-1 come l'Inter a Sassuolo, fra l'altro il gol dopo 6 secondi e 80 mi sembra di Leao, il gol più veloce della storia della Serie A, quindi aggiungiamo un altro record ai già tanti record che abbiamo stabilito questa stagione, quello di gol più veloce della Serie A, grande Rafa. E niente, partita di sacrificio dei ragazzi, mi sono piaciuti tantissimo, non hanno fatto pesare tutte le assenze che avevamo. La prossima partita contro la Lazio avremo che sì che non ci sarà perché è stato ammonito oggi ed era diffidato, salterà quindi Milan-Lazio, e avremo anche Tonali assente perché ha avuto un risentimento all'adduttore, quindi sicuramente per mercoledì non recupererà. E quindi avremo emergenza anche a centrocampo. C'è da dire che però rientrerà forse Kier. Kier in difesa e molto probabilmente anche Rebic. Quindi diciamo che l'emergenza è leggermente di meno contro la Lazio, ma la partita di oggi, allora, mi sono piaciute tutti, migliore in campo secondo me Kalulu, ragazzi. Kalulu è un giocatore fenomenale, cioè ha fatto degli interventi oggi che mi è piaciuto veramente tanto. Mi è piaciuto, beh, come al solito, anche che sì, Tonali mi è piaciuto tanto. Selemakers, che ha fatto anche il gol del 2-0, ed è stato annullato anche il gol del potenziale 3-0 per uno stufo di gioco, ma chissà come mai quando diventano tutti ingegneri e ci vedono anche i fuorigioco di mezzo millimetro, chissà come mai solo con noi, ma vabbè, siamo più forti anche di questo. Leao, mi è piaciuto tanto oggi. L'unica cosa è che deve trovare continuità, deve giocare sempre così, perché i mezzi tecnici ce li ha. L'unica cosa che gli manca è la continuità. Non mi è piaciuto per quanto riguarda quelli che sono stati, diciamo così, un po' meno brillanti, Calabria che è parso meno brillante delle scorse volte, e Aughe che però ha fatto qualcosa, quindi la sufficienza se la merita, ma non di più, ma comunque da uno come Aughe ci si aspetta molto di più di quello che ha fatto vedere oggi. Niente ragazzi, continuiamo così. Mi è piaciuto veramente oggi anche lo spirito del gruppo, soprattutto è testa contro la Lazio, cerchiamo di vincere anche lì, così da chiudere l'anno imbattuti. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video, sempre Forza Milan.